Allora, direi che cominciamo un vino abbastanza emblematico, no? Il Bianco di Pitigliano, che è un vino, mi ricordo anch'io, mi divertivo a quando ho aperto Ostinato una buona incentro, no? Tra clientela straniera, americani, molto particolare, il bianco era il Bianco di Pitigliano. E le persone rimanevano molto sorprese, in realtà più i fiorentini che gli stranieri, che lo trovavano buono, invece i fiorentini dicevano: ma come Bianco Pitigliano? In realtà, avendo una carta solo sulla Toscana, la parte dei bianchi ovviamente era la vernaccia e c'era il Bianco di Pitigliano. Io direi che il fatto che sia Malvasia e Trebbiano, sapete, sono le classiche uve che si trovano ovunque, quelle che si usavano nel Chianti classico, o adesso si usano nel Chianti, quelle che hanno fatto per anni il famoso Galestro, uve diciamo tutto sommato neutre, nonostante la Malvasia abbia un bel profumo di suo, in realtà nel classico vino bianco toscano era un vino sì piacevole, ma niente di più, tant'è che sono sempre preferiti altre regioni. Invece questo è un esempio di un vino che fu partendo da uve tutto sommato neutre, in un territorio vocato particolare con la mineralità come quella di Pitigliano, da un vino che in realtà si ricorda e si apprezza tantissimo. Cosa si intende per mineralità? Che è una cosa che insomma io, chi parla di vino, si riempie la bocca spesso. E è questo profumo già al naso. Probabilmente gli odori classici, il floreale, il tiglio, il gelsomino, l'acacia, la pesca, questi forse li riconoscete. La mineralità è questo qualcosa in più che sembra un po' il profumo della... Avete presente la ghiaia appena comincia a piovere? Oppure quando c'è un profumo di sì, oppure la polvere, il gesso. Questo odore leggermente, che non si può definire fruttato, né floreale, né speziato, ma è un vagamente minerale che però in certe zone viene fuori. Non è a fumo. È diverso, il fumicato c'è magari sui terreni vulcanici, invece questa è proprio una mineralità che non si sa bene a cosa è dovuta, si sa solo che però alcune zone questa mineralità viene fuori in maniera molto forte, ed è quando poi sono vini che sono un pochino neutri, che non hanno particolari intensi profumi, viene fuori in maniera più spiccata, come è il caso di, però in Toscana penso Pitigliano, un'altra zona magari Orvieto, ma siamo già in Umbria, anche lì vini Orvieto più che per i profumi sono famosi per questa mineralità, per questa che al naso si traduce in questo modo. Quando andate a assaggiarlo, danno al vino questa specie di tridimensionalità. Sentite che, a parte essere ovviamente leggermente, perlomeno idealmente dolce, perché ritorna alla pesca e sembra sia dolce, in realtà il vino credo sia secco, completamente secco, però sembra dolce perché ci ricorda la pesca in bocca ancora molto più piena che al naso, e poi sentite questa proprio salato, no? Sembra di aver bevuto qualcosa, un Gatorade o una bevanda isotonica, perché appunto la componente in sali è piuttosto alta, e quindi la mineralità fa due aspetti: il naso è incuriosisce, smorza un po' e aumenta il profumo, in bocca bilancia la dolcezza del frutto, e quindi diventa un vino estremamente facile da bere, perché non stanca mai, no? Non è come magari Sauvignon o altri che gustamine sono molto più profumati, però secondo bicchiere lo lasciate lì perché è dolce e in bocca non ha contrasto, e allora stanca. Invece questo è un vino, specie poi se lo andate a abbinare su salumi molto intensi, molto sapidi, anche corposi come sono i nostri, dovrebbe fare veramente un abbinamento perfetto. Anche sul crostino, nel crostino leggermente amarognolo, questo vino dovrebbe funzionare, però ditemi voi, provate, non aspettate fischia di chiacchierare, mangiate pure. Bravo.